Volta buona, no. Non sarà mai buono se uscirà veramente. Nel frattempo, ma partiamo subito. Questo set best of 5 per entrare in top 16 winners. Da Projected Wage dovrebbe battere Karma, ma vediamo che cosa tira fuori Karma sul piatto. Sono andati su Hollow Bastion. Su Hollow Bastion, che ci può stare assolutamente questa piattaforma per aiutare Karma un po' nelle estensioni con le combo da BK e chiaramente per la Aegis. Qualsiasi stage va bene, purché gli dia aperture per giocare un neutral pulito e un advantage oppressivo. Ok, pensavo non avesse il salto, ho visto malissimo io. Lì dobbiamo stare attenti perché i bioplayer sono notoriamente conosciuti per essere quelli che tendono a fare più SD, nonostante abbiano probabilmente il personaggio con la recovery migliore del gioco. Quindi diciamo sì, che effettivamente, insomma, fa molto ridere, ma fa anche molto riflettere. Esatto. Questo qua comunque è un vantaggio considerevole. Wager subito switcha a Baia perché vuole trovare già la stock. Forse perché buono il mix up con il down air. Adesso non mi lo ricordo va a prendere quanto pesa. Oddio, oh! Dio! Non lo prende. Cosa? Perché? Perché? Non ho capito. Okay. Gli aveva fatto la lima comunque quella. Proprio TM. Però io lo prende su dash back. Soprattutto Wager. Mamma mia. Pronto subito con quella smash. Già trova la stock che lo porta nel vantaggio già nel primo game di questo set. Buonissimo, bravissimo comunque Karma con queste intercettazioni, che se la gioca molto bene, infatti porta molto, anche a molto bravo. Già conoscendo Karma da molto tempo, ti assicuro che una volta queste cose non le faceva. Mamma non mia. Scendeva mai a intercettare con up B, ma sono contento di vederlo giocare in questa maniera, soprattutto il matchup che va giocato così. Vai a vedere a Aegis of Stage, devi capitalizzare su quello, perché non è detto che ti dà un'altra apertura in neutral, considerando vero quanto forte è in quella fase del gioco. Sì. Anche perché, come sappiamo, per quanto vogliamo la recovery dell'Aegis non è ottima. L'ha preso sul whip di SB, ma non riesce a convertire nulla. Urca miseria! Probabilmente è morto per colpa dell'Erdogge, ma adesso Karma costretta a inseguire con una considerevole differenza di percentuale, soprattutto considerando anche che secondo me questo matchup non è così facile per Bayonetta da giocare, in quanto immagino ha delle disjoint mita da poter tirare fuori abbastanza in fretta, e soprattutto con Pyra che ti può killare da qualsiasi cosa se wifi, però secondo me un ABK. Secondo me però Karma è molto fiducioso su questa questi game, soprattutto perché volevo fare una battuta su Bloom Forever, mi è venuta male. No. Miseria. Attenzione, guarda, comunque, se la gioca veramente bene, fa con Nair che uccide, mamma mia. Karma, molto on point sul prendere gli switch di Wage. Arriva la smash che trova la stock. Mamma mia, che molto giocata. Molto sfortunato, ma Karma, molto on point con queste edge card. Sì, set molto veloce, devo dire, però è veramente interessante, molto bello da vedere, secondo me. Considerando anche magari la differenza di skill considerabile tra i due giocatori, magari sì, ovviamente Wage con dei result molto più importanti rispetto a Karma, ma Karma con un'ottima edge guard, preso un po' sotto gamba Wage in casi magari in neutral, non l'ha rispettata abbastanza. Acqua, ok. Per tempo un attimo, Luigi ci ha abbandonato un attimo per prendere dell'acqua, giustamente. Ricordatevi di rimanere sempre idratati. E no, devo dire sì, che comunque se la stava giocando molto bene. Brondo, devo dire, ottimi entrambi. Adesso vediamo un po' dove vogliono andare. Penso che rimarranno sempre solo Bastion. Potrebbero tranquillamente rimanerci. Sì, non per nessuno dei due vedevo una brutta situazione. Forse dico, Luigi potrebbe trovarsi meglio su Town and City per il fatto che ci sono le due piatte che comunque possono dare una mano a recuperare. Però hanno scelto Hollow Bastion, non ve l'ha visto? Comunque sono molto curioso di vedere come andrà a finire questo set, perché il primo game, ok, Wage è molto convincente, ma Karma non si è nascosto. Si è fatto vedere, gli ha fatto vedere già quello che è capace di fare per punire le debolezze di questo personaggio DLC, no? Esatto. L'originale DLC contro la nuova Wave. Il nuovo DLC. Esatto, la nuova Wave. Nel tempo vediamo che
ha provato a connettere con APP due volte. Di nuovo ci riprova Nera, che stavolta prende. Orca miseria, pensavo avesse perso la recovery. Calma, tenta una reversal, ma non arriva. Con inside B mantiene il vantaggio Wage, ma calma, continua a venire preso in queste sclicate fuori dal disadvantage. Cerca qualcosa di fancy un po' Wage. Oddio, il prominence revolt. Okay. Mamma mia, poteva essere una kill. Quella poteva essere tranquillamente una kill. Anche se l'hai trovata con stock assicurata. Adesso Wage con il vantaggio molto più considerevole rispetto al game precedente. Ma arriva lì il slide, non trova la conversion. Continua l'advantage, però trova una jab che gli toglie un po' di pressione e trova un po' di stage. Ma anche calma, se... continua a mantenere. Forse un po' preventiva questo tentativo di edgeguard. Continua il juggle di Wage. Oh mio Dio! La smash che non lo prende. No, qui... non è che non l'ha preso, ha clangato. Ho notato questa cosa qua. Non lo so, non sono sicuro. Ha clangato perché l'animazione è partita. Ho visto proprio Wage che si spostava con animazione di clang. Okay. Apprezzo il fatto che comunque Karma scenda quasi sempre, ma devi cambiare un po' il tempo se vuoi prendere sotto gamba Wage. Sì. Ma adesso Karma, almeno sono a pari stock adesso. Pari stage. E Wage mantiene comunque il vantaggio. Da un tilt netto al B. Side B per edgeguardare, non ci riesce. Up. Ok. Up throw. Up throw ci può stare perché ti mette la situazione un po' di 50-50. Ma calma, qui non ha azzeccato molto bene la... l'opzione. Mamma mia. Oh mamma mia. Che pressione da parte di Wage, pauroso. Di nuovo. Ok, Gentleman che trova la stock. Wage con un vantaggio devastante adesso rispetto al game di prima. Quasi come se avesse totalmente downloadato Calma. Ma qua non è, gli è andato bene la combo standard di Bayonetta. Up B, up B. Calma, comunque con tutti questi reversal deve fare attenzione, perché Wage ha già dimostrato di riuscire a coprirli. Ma qui l'unica volta che non lo fa. Guarda che disastro. No! E qua è morto. Senza salto. Cavolo, qua se l'è... Eh sì, senza salto, un po' eccesso di zero da parte di Karma, però molto game molto diverso a livello di pace rispetto al game di prima. Qua Wage si è adattato molto meglio, visto. Più che altro ha riconosciuto che effettivamente può mantenere le redini del gioco in maniera un po' più semplice. Prendi il vantaggio una volta, copri tutte le reversal, perché Karma ha già dimostrato di... di essere molto affezionato a questo stile di gioco. Sì. Nel frattempo invece si spostano su Small Battlefield con The Roar of the Spark. Bella, sempre come canzone. E... questo ultimo game potrebbe essere l'ultimo game della Winners Run di Karma, e per far andare Wage in Winners, oppure la prima partita per un eventuale Vestrio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Esatto. Anche se... dubito che Wage sarà un muro così facile da battere. Ho visto, anche perché adesso è partito con ben due parry sopra up B. Mamma mia, tre parry con side B. Adesso tengo conto di questa cosa qua. Eh sì, guarda bene come controlla lo spazio al corner con Paia. Continua a buttare upstage Bayonetta, coprendo le opzioni di reversal. Veramente tanto più opprimente di prima, tanto che non ha ricevuto praticamente niente di danno, un 10%, sì, dovuto probabilmente anche parte alle pistole che fanno quel minimo di danno, sì, da Bayonetta. Mamma mia, qua c'è completamente un... in Spagna direbbero un pochino random. Esatto. Ma che comunque ha ucciso, mamma mia. Quindi buonissima l'SDI da parte di Wage per uscire dalla... Oh mamma mia, quello è un po' disrespectful, Wage. Con la camminata sul posto per evitare la BK, ma è molto più paziente però di prima Wage, sì. E si sta vedendo, Karma sta cercando in ogni modo di giocarsela sul provare a parlarlo. Ha tentato. Quella era una read interessante off di molto poco. Oh mamma mia, che cosa è successo? Wage sta giocando col cibo, ma Karma non sta avendo delle risposte. Mamma mia, guarda, vabbè. Guarda, dove che pressione. Va bene. Adesso up tilt. Sì. Si aspettava il Wage... via, ha fatto un tilt. Mamma mia. Wage sta leggendo come il giornale la mattina, veramente. Calma, con zero risposte per il giocatore milanese, ma... o abruzzese, scegliete voi.
Selby che prende. Wage prova la smash due volte addirittura. Ma che cazzo? Cosa sto vedendo? Ma Dio! Karma, ma cosa fai? Non lo so. Cioè, multi jab, fatto tutto, fa partire le pistole, lascia tutto il tempo che vuole a Wage per la smash. Sì. Mamma mia, situazione molto difficile che Karma trova la stock, sì. Ma un'intera stock di vantaggio per Wage con baionetta veramente, veramente difficile. O si trova una spike di quelle da un smash che lo aiuta veramente tanto e magari può fare qualcosa, oppure il game sì. È finito. La prospettiva è molto grigia per i giocatori di Roma, con Wage che mantiene il vantaggio con molta pazienza. Attenzione, la smash, cos'è? Ha provato la ride, non fa niente Karma. Non ha fatto niente, oh mio Dio. Sì, probabilmente molto peso la situazione, non è morto. Ok, no, buona SDI da parte di Wage che comunque ma l'up smash che fa shield poke in questo caso, anzi neanche shield poke perché c'era lo scudo veramente ridotto al minimo, riesce uno a portarsi l'ultimo game veramente. Game 1 molto close, ma gli altri due game, in particolare game 3, totale dominazione da parte di Wage. Sì, complimenti a Wage che se l'è giocata veramente bene.